I vestiti possono influenzare la tua vita? È Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video e prima di addentrarci in questa tematica importante, spesso incompresa, sentiti libero, libera di lasciare un commento, intanto copriamo dal vento. Lascia un commento, condividi se reputi che queste informazioni possano essere utili ad altri esseri umani. Tutto influenza la tua vita, ciò che tu vedi, senti, tocchi, fai influenza la tua vita in qualche modo. Quindi i tuoi vestiti, come sono fatti, da chi sono stati fatti, con quale tessuto sono fatti. Certo che influenzano la tua vita. Se hai delle fibre di un certo tipo, ti influenzeranno in un determinato modo. Se hai delle scritte di un certo tipo, ti influenzeranno in un modo piuttosto che in un altro. Quindi assolutamente sì. È importante. I monaci, per esempio, si vestono di arancione in India. Perché si vestono di arancione? Perché l'arancione, secondo il concetto vedico, serve a ridurre il attachment, l'attaccamento. Sicché hanno questo colore arancione costantemente sotto il naso per ridurre il desiderio, l'attaccamento alle cose. Il colore li aiuta a restare dentro questa frequenza, perché i colori sono delle frequenze, sono delle vibrazioni e ciò che tu metti sul tuo corpo è importante, così come ha dimostrato Masaru Emoto, che ha dimostrato che mettendo sopra una bottiglia d'acqua delle scritte di un certo tipo otteneva un risultato, se le metteva di un altro tipo otteneva un altro risultato. Nello specifico, se intorno alla bottiglia d'acqua metteva ti amo, sei bella, come sei straordinaria, ti voglio bene, tutti questi bei messaggi di amore, l'acqua si metteva, acquisiva dei cristalli belli, la configurazione dei cristalli dell'acqua diventava armoniosa, bella. Quando invece intorno alla bottiglia d'acqua venivano scritti dei messaggi di odio, eccetera, quello che succedeva è che i cristalli di acqua diventavano brutti. La stessa cosa succede con le frequenze sonore. Quando l'acqua viene esposta a frequenze sonore belle, i cristalli d'acqua acquisiscono una bella configurazione armoniosa. Quando vengono sottoposte a musiche tetre, eccetera, dissonanti, eccetera, i cristalli d'acqua assumono una configurazione un po' più. Sicché, visto che tu sei costituito per la maggior parte da acqua, è evidente che questo concetto è vero anche per te. Quindi ciò che tu ti metti e ti appiccichi addosso è importante e fa la differenza. Quindi scegli con cura il tuo abbigliamento perché cambia e ha il potere di cambiare la tua vita. Gracias, mami, attengo, gracias. Con questo è tutto, io ti saluto, noi ci vediamo al prossimo video, prossimo audio, prossimo post. Sentiti libero di lasciare un commento, di condividere e far vedere che sei passato da queste parti, sei passata di qui. Ciao, ne?